Le cose che meritano di essere fatte vanno fatte con tutto il nostro ardore, anche a costo di esagerare. Questa è una frase dell'arte di correre di Haruki Murakami, uno dei principali romanzieri contemporanei. E oggi vi vorrei presentare la mia recensione di questo libro. Innanzitutto vi voglio dare qualche informazione relativa al prodotto. Questo è un libro edito da Einaudi nel 2013. È un libro di 160 pagine, lo potete trovare sia negli store online sia nelle librerie fisiche per 11 euro. Se qualcuno desiderasse cercarlo usato, è un libro che si trova abbastanza facilmente anche nel mercato dell'usato. Chi è l'autore? Murakami è uno dei principali romanzieri, quindi abbiamo a che fare con uno scrittore vero e proprio. Credo che sia importante sapere questa informazione perché abbiamo a che fare con un prodotto scritto bene anche a livello stilistico. Murakami è apprezzato anche da persone che sono completamente antisportive. Ha scritto dei libri tra i preferiti di molti importanti lettori. Quindi è un libro che apprezzerete sicuramente per come è scritto. Oltre a essere un importante scrittore, Murakami è anche un appassionato di endurance. Credo corra ormai da circa 30 anni, ha fatto almeno una maratona l'anno per tutta la sua carriera podistica, quindi è un corridore con estrema esperienza in ambito di maratona. Ha fatto anche qualche ultra e qualche gara di triathlon. Quindi è un libro scritto da una persona che ha nel contempo ottime doti da scrittore e un'ottima esperienza anche come podista. Di cosa parla questo libro? È la storia della carriera da runner di Murakami. In pratica il libro inizia con la chiusura di un'attività di Murakami, gestiva un bar e nel passaggio, nel cambio di vita che lo porta a dedicarsi anima e corpo, per scrivere. In questo passaggio sorge anche la passione per la corsa e il libro procede nel corso degli anni raccontando alcune gare che hanno particolarmente interessato Murakami, ma soprattutto proponendo alcune riflessioni di carattere filosofico che nascono dalla pratica del running. Secondo me l'aspetto di maggiore interesse è che Murakami utilizza come sinonimi, quindi dei sinonimi completamente sostituibili, la corsa e la scrittura. A volte ci sono dei pezzi in questo libro dove è difficile comprendere se Murakami stia parlando della corsa o stia parlando della scrittura. Utilizza frequentemente la metafora della corsa per riflettere sul talento dello scrittore e in altre parti utilizza la metafora della scrittura per riflettere sulle possibilità che ogni podista ha di affrontare ciò che ama. Quindi questi due elementi proseguono paralleli, a volte sovrapponendosi. Perché leggere questo libro? Io lo leggerei anche semplicemente perché è un libro cult. Penso che ogni podista che ha anche la passione per la lettura debba comunque avere nella sua libreria L'arte di correre di Murakami. È un libro scritto bene, è un libro veloce, è un libro interessante che ha anche degli spunti, anche filosofici, ha delle riflessioni, delle belle riflessioni. Quindi credo che vada letto. Purtroppo
può essere letto sia dagli appassionati di corsa come anche da persone che amano Murakami. Forse anche per questo è un libro che ha avuto così tanto successo. Il mio parere personale relativamente a questo libro è che mi è piaciuto così così. So che potrebbe stonare questo parere dopo tutto quello che ho detto, insomma ho detto tante cose positive relativamente a questo libro. Devo dire che io sono stato un po' deluso dal contenuto. Mi sono approcciato con tantissime aspettative, forse per questo avevo veramente tante aspettative rispetto a questo libro. Ho sentito che da tanto, ma non è un libro che rimane poi in modo particolare. Ci sono molti spunti interessanti, è un libro scritto bene, è un libro scritto da un corridore, si sente che Murakami è un appassionato corridore, ma vi confido che ho letto libri decisamente più coinvolgenti e che mi sono rimasti molto di più rispetto all'arte di correre di Murakami. Nonostante questo, io vi consiglierei di spendere 10 euro o comunque di prenderli in biblioteca se non volete comprarlo e di dedicare qualche ora di tempo per leggere questo libro. Sicuramente sarà del tempo ben speso. Anche per oggi vi saluto e alla prossima recensione. Ciao!